donne e uomini, ma dopo la pubblicità ci soffermeremo sulla salute della donna, perché sappiamo essere la donna un pochino più complicata, soprattutto per quanto riguarda il suo passaggio dall'età fertile alla menopausa. Lo faremo con la professoressa Alessandra Graziottin. Ma adesso, prima della pubblicità, come sempre, siamo andati tra la gente a vedere le loro conoscenze medico-scientifiche. Abbiamo chiesto loro che cosa sono gli estrogeni. Guardate. Cosa sono gli estrogeni? No, non lo so. Gli estrogeni, non è pensarci. Degli ormoni? Sono degli ormoni? Non so essere più specifico. Non saprei dire. Gli estrogeni sono degli ormoni. È una cosa del sangue? Dopo la pubblicità vi daremo la giusta risposta. Bentornati all'Ora della Salute. Nella prima parte della puntata abbiamo parlato di longevità, adesso ci focalizziamo sulla longevità femminile, però invito il pubblico maschile a continuare a rimanere con noi, perché potrete ricevere delle valide indicazioni su come rapportarvi con vostra moglie, compagna, mamma nel momento in cui sta affrontando determinati passaggi fondamentali nella sua vita biologica. Ci ha raggiunto la professoressa Alessandra Graziottin, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille. Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano e presidente della Fondazione Graziottin per la cura e il dolore della donna, ONLUS. Professoressa, visto che prima della pubblicità noi abbiamo chiesto alle persone nel nostro Vox Populi che cosa sono gli estrogeni, per questi favore una UFO, risposta. Questi UFO esatto. Sono ormoni che abitano il corpo femminile e nutrono tutto il corpo femminile. L'estrogeno è una linfa di cui noi abbiamo i recettori in tutti i tessuti. Cosa vuol dire? Noi possiamo immaginare i nostri ormoni, tutti gli ormoni, come delle chiavi che interagiscono con i recettori come delle serrature. Si inseriscono nel recettore e da questa unione possono sortire degli effetti diversi. Se l'ormone ha un'azione agonista, attiva il recettore, la chiave si gira, va al DNA, gli dice costruiscimi le proteine, gli enzimi, questo, questo e questo e questo. Quindi abbiamo un'azione costruttiva, che può essere anche proliferativa. Certo. Se invece l'interazione blocco del recettore, la chiave si blocca e quella funzione viene temporaneamente bloccata. Noi abbiamo gli estrogeni, che sono ormoni femminili, abbiamo il progesterone, che è il marito dell'estrogeno, come spiego alle mie signore, ma il corpo femminile ha anche degli ormoni importantissimi e pochi lo sanno. Hanno testosterone e deidroepiandrosterone, che è il DEA, il grande genitore di tutti gli altri. Qual è il punto? Che se noi facciamo le equivalenze tra le diverse quantità, nel corpo femminile, testosterone, quindi, ma è un ormone maschile, esatto, certo, noi ne abbiamo 10 volte meno, ma è importantissimo, e il DEA, sono in quantità molto superiori agli estrogeni. Qual è il punto? Che noi donne abbiamo il picco del testosterone e del DEA a 20 anni, a 50 anni in una menopausa naturale, normale, certo, abbiamo già perso il 50% del testosterone e il 70% di questo DEA, che è il grande genitore di tutti gli altri ormoni, estrogeni, testosterone e deidroepiandrosterone. Qual è il punto? Esatto. Che a 50 anni noi donne siamo delle Ferrari senza benzina. Dobbiamo rimettere la benzina, rimettere gli ormoni. Anche perché la cosa più grave è che 100 anni fa, nel 1916, la vita media di una donna era intorno ai 47 anni più o 48, meno. 48, italiana. Ecco, allora, adesso il punto siamo qual arrivati è? A 85. Brava, sono qual è il due punto? Vite in una. Brava, esatto. Noi abbiamo, come Homo sapiens e Femina sapiens, che ce lo dimentichiamo, 200.000 anni di storia, che sono 8.000 generazioni. Adesso, in soli 100 anni, 4 generazioni, che è niente dal punto di vista evolutivo, noi donne italiane abbiamo conquistato 37 anni, che sono esattamente una lunghezza uguale a quella dell'età fertile, che è la nostra età dell'oro. Ma vuol dire che siamo state più brave? Vuol dire che abbiamo condizioni di vita enormemente diverse, che la medicina ha fatto dei progressi enormi e ce lo dimentichiamo, che le condizioni di vita sono cambiate radicalmente, che abbiamo delle conoscenze che ci consentono di valorizzare quei famosi geni della longevità, purché noi abbiamo, prima di tutto, stili di vita sani e importante, fin da giovani, perché la sobrietà nello stile di vita ci consente di valorizzare il meglio della nostra genetica.
Di converso, stili di vita inappropriati ci portano poi ai 50-60 anni già con uno zaino pieno di potenziali malattie. Entriamo proprio nel vivo, quindi quali sono i consigli che devono essere proprio seguiti alla perfezione per far sì che la donna, soprattutto quando entra in menopausa, che è un momento molto particolare, difficile perché è una bomba che si innesca dentro il nostro organismo, non lo viva come un momento veramente in cui si allontana anche molto spesso anche dal suo compagno. Anche da se stessa, direi. Allora, prima cosa importante, come dicevo, cominciare con stili di vita sani fin da giovani. E la prima cosa per le donne è l'alimentazione. Le italiane, che hanno una storia di buona alimentazione, stanno copiando il peggio degli americani. Allora, cominciamo a dire che l'alimentazione sana è un'alimentazione con la giusta dose di carboidrati, frutta, verdura, cereali, tanto, legumi, importantissimi, ma soprattutto un po' di pesce, chi vuole carne, ma va bene anche essere vegetariani o vegani, basta ricordarsi di avere loro un'integrazione di ferro e vitamina B12. Soprattutto un'introduzione calorica proporzionata ai consumi. E dico subito una cosa importante, il picco del nostro metabolismo è a 20 anni, perché ci muoviamo tanto, ma abbiamo anche un organismo in grande crescita. Certo. Ogni 10 anni il metabolismo rallenta del 10%. La menopausa ci dà una mazzata col 20% e anche più se abbiamo dei geni, diciamo così, metabolicamente sfavorevoli come sono quelli che predispongono al diabete. Morale, a 50 anni devo mangiare secco la metà di quello che mangiavo prima. Se mangio come prima, come dicono le signore, te la cerchi, brava, praticamente. 9.000 calorie in più sono un chilo. Quindi, ad esempio, il vino? Sul vino apro una parentesi tremenda, perché tutti sappiamo che è buonissimo, l'Italia poi ha una produzione magnifica, però dobbiamo dire che il vino alla donna ha una tossicità doppia rispetto all'uomo e quindi se una donna si beve normale un bicchiere a pranzo, un bicchiere a cena, 7 unità alcoliche alla settimana, il suo rischio di tumori alla mammella aumenta del 76% sul rischio basale, cioè 3 volte peggio del peggior dato sugli ormoni. Se noi siamo sovrappeso o francamente obese, il rischio di tumori aumenta molto di più che con le cure ormonali. Però gli ormoni sono il demonio e invece tutto il resto non ne parliamo. Ecco, invece parliamo, mi piace, di cure ormonali. Mi piace soffermarmi sulla terapia ormonale, che lei vede un attimo come un ambito quasi su misura per la donna. Assolutamente. Vorrei però dire un'altra cosa importante sugli stili di vita, che è fondamentale. Io a tutte le mie pazienti dico: signora, la sua giornata dura da oggi in poi 23 ore. La 24esima è per lei, per camminare un'ora al giorno, che è un consiglio democratico, non costa nulla. Certo. Il tasso di incidenti, se una non è proprio addormentata quando attraversa la strada, va benissimo. E ci consente una cosa fondamentale. Primo, se cammino a passo veloce un'ora al giorno, riduco l'infiammazione, che è il denominatore comune di cancri, malattie cardiovascolari e neurodegenerative, fino al 30%. Quindi guadagno salute, faccio cardio fitness, brain fitness, perché spiamo anche per il cervello, la mente, certo, aiuto l'apparato respiratorio, il tutto a costo zero. Quindi d'ora in avanti un'ora di passeggiata veloce al giorno. E attivo il metabolismo periferico, quindi meno cellulite, meno ciccina che cresce e soprattutto gioia di vivere, perché nel cervello quando cammino aumento le endorfine, che sono le molecole della gioia, e abbasso, cioè elimino le scorie, come dico io, l'energia negativa, carico energia positiva. Se poi lo faccio con un membro della famiglia, un figlio o una figlia in particolare adolescente, si conversa mentre si cammina e questo consente anche di dire le cose, anche quelle magari un pochino più negative, con un garbo diverso, con una tensione diversa, quindi diventa anche un elemento di salute della famiglia. Detto assolutamente questo, adesso passiamo andiamo agli ormoni, che invece è la ormoni parte più, allora, più che come più si interessa. Fa? Innanzitutto, concetto molto importante, la transizione. Noi parliamo di finestra di opportunità per dire che una donna, quando sta andando in menopausa, può essere già bene accompagnata. Non sono terapie sostitutive, sono accompagnamenti. Per esempio, produco molti estrogeni e quindi mi vengono magari le emorragie o mi gonfio con una palla 3 kg in un mese. Bene, il progesterone, che è il marito, ricalma la situazione, oppure i progestinici. Nel momento in cui la signora non vede più la mestruazione e comincia a dirmi: ho le vampate, ho i dolori articolari, o non dormo più la notte, il cuore mi va all'impazzata, parentesi, se avete le tachicardie notturne, no alcol alla sera, perché triplicano le tachicardie. Vabbè, sì. È mica tanto chiaro, le donne bevono lo stesso. Poi, come si fa questa terapia? Su misura, perché abbiamo tantissimi ormoni e combinazioni, quindi devo vedere qual è il profilo della signora, il suo stile di vita, le sue vulnerabilità genetiche. Faccio un esempio concreto. Se la signora ha i capelli sottili,
tende a perderli, darò una combinazione anti-androgenica in modo da dare il suo bell'estrogeno naturale uguale a quello dell'ovaio e un marito che sia preciso per curarle l'estetica. Se invece la signora mi dice non c'ho più desiderio, professoressa, sono un hamburger, mi dispiace perché ho un bravo marito e però proprio guardi zero, ma anche se avesse Clooney zero, quindi generalizzato, allora questa signora cosa do? Do invece magari un bel cerotto che ha dentro anche un marito che si chiama Levon Orgestrel e questa combinazione la fa sentire benissimo in più perché il cerotto mi e piace. E si risolvono anche i problemi della coppia. Molto, ma c'è un aspetto che quando io uso i transdermici salto il passaggio epatico, quindi io arrivo direttamente ai tessuti con la dose che desidero e diversamente dai farmaci presi per bocca che salgono e scendono nel sangue a seconda della digestione, quando io do qualcosa attraverso la pelle do un livello costante nel sangue, ergo il mio organismo è molto felice perché ottengo questa linfa che mi nutre in maniera proprio costante come le risorgive del sile. Allora, morale, quando faccio questo abbasso l'infiammazione, la donna comincia a dormire bene e un buon sonno è un altro grande custode della salute fino a 100 anni. Lei è un vulcano, dove possiamo approfondire questi aspetti ancora di più? Perché il nostro tempo a disposizione è finito purtroppo. Che peccato. Allora, uno sul sito alessandragraziottin.it e l'altro la fondazionegraziottin.org, dove le signore possono trovare queste schede mediche con tutte le spiegazioni, aggiornatissimi anche i flash della letteratura scientifica e tutte le mie risposte. Non ci sono sponsor, lo dico perché ci tengo a precisare che è proprio il mio desiderio di condividere con la donna quello che so in una maniera che sia il più trasparente e soprattutto scientificamente documentata possibile. La ringrazio, professoressa, per essere stata qui con noi all'ora della salute. Adesso...